Diciamo che l'ospedale di Polla con il nuovo piano ospedaliero ha avuto la possibilità di rilanciarsi, perché in effetti tutte le specialità che c'erano sono state confermate. In più hanno dato un poco di risalto alle specialità e di modo particolare sono stati dati 4 posti alla gastroenterologia, sono stati riconfermati 6 posti alla nefrologia, ma il dato più importante è che è stato riconosciuto un ambulatorio oncologico. Basti pensare che le persone per fare la chemioterapia erano costrette ad andare a Rio Nero oppure a Salerno. Oggi, grazie a questo piano regionale sanitario, anche noi, anche la nostra popolazione ha la possibilità di poter effettuare la chemioterapia in loco, e non è poco, perché poi consideriamo un po' i disagi, i nostri vecchietti devono pensare pure chi li deve accompagnare, andare a Rio Nero è molto lontano, quindi un servizio eccezionale. L'altro dato importante è questi 20 posti che sono stati dati alla lunga degenza, per cui diciamo anche a Sant'Arsenio si potrà realizzare un ospedale di comunità che servirà a quelle persone che, dimesse dagli ospedali, hanno bisogno ancora di terapia importante, non potendolo fare a casa, hanno dove andare e farla. Quindi diciamo che questo piano ospedaliero ha rivalutato la nostra zona. Il tutto si è realizzato attraverso l'organizzazione un poco dei sindacati, dei politici, degli operatori sanitari, che tutti insieme hanno fatto in modo che questo piano ospedaliero venisse portato alla regione. La regione è stata molto sensibile alla richiesta di questo territorio, ed in modo particolare devo sottolineare l'interesse del neo assessore Corrado Matera, il quale ha fatto sua le nostre richieste, l'ha sostenuta e l'ha sostenuta talmente bene per cui oggi possiamo ritenerci soddisfatti.